Agenda 2023 No War. Si parla di pace. Come Laura Marmolale ha declinato questo tema nell'agenda? L'ho declinato insieme ad Antonio Musella nel tentativo di raccontare quella che è il significato più immediato che ci viene in mente quando parliamo della parola pace, e cioè il contrasto alla guerra e tutto quello che è negazione della pace, quindi abuso, violenza, privazione, sopraffazione e limitazione delle libertà personali. Ho raccontato un'esperienza che ho fatto insieme a GESCO e Mediterranean Saving Humans quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, e a meno di un mese dallo scoppio della guerra ci siamo recati con un convoglio umanitario alla frontiera polacca con il paese in guerra, portando aiuti e offrendo un passaggio sicuro a chiunque volesse raggiungere un posto che fosse il più lontano possibile dai bombardamenti e dalla devastazione. Quello che abbiamo vissuto nei campi profughi attrezzati in Polonia al confine con l'Ucraina è raccontato in agenda, soprattutto per quanto riguarda le emozioni, le percezioni e la vita delle persone.